Buonasera, buonasera a voi. Allora, si avvicina sempre di più il momento nel quale verrà eletto il nuovo inquilino del Quirinale, il nuovo capo dello Stato, il nostro nuovo presidente. Come sapete, è finito il settennato di Mattarella. Ognuno può avere il proprio giudizio. È chiaro che è molto difficile accettare che un leader politico come Matteo Salvini, 7 anni fa, così si fosse espresso in maniera molto critica nei confronti di Mattarella, dicendo che non poteva essere il suo presidente, e 7 anni dopo cambia totalmente la sua impostazione e così sono solo elogi nei confronti di Mattarella. Allora uno potrebbe pensare, beh, l'ha talmente smentito in questi 7 anni, ha fatto delle cose talmente meravigliose che lui ha cambiato idea. Ma francamente, voglio dire, con tutta la buona volontà, se si va a vedere il settennato del Presidente della Repubblica, l'attuale, ancora in carica, Sergio Mattarella, è difficile arrivare a questa conclusione. Anche perché, secondo me, è stato forse il Presidente della Repubblica che meno ha rispettato la Costituzione. E voi sapete che se c'è un elemento fondamentale per quanto riguarda il mandato di un Presidente della Repubblica è quello di far rispettare e rispettare la Costituzione. Quindi difficile accettare questa posizione da parte di Matteo Salvini. Ma ancora peggio sicuramente sono quelli di sinistra che, a seconda della convenienza, a seconda della posizione politica, a seconda di quello che è il proprio tornaconto personale, appoggiano quello o quell'altro presidente. È evidente che mai neppure si sarebbero sognati di prendere solo in minima considerazione la possibilità che uno come Silvio Berlusconi potesse venire eletto. Adesso, per carità, io non voglio dire che la loro priorità, perché lo sappiamo qual è la priorità della sinistra, è quella di far eleggere Mario Draghi come presidente della Repubblica, che la dice lunga. È incredibile, i padri che hanno formato la sinistra italiana, da Berlinguer a Natta, ma lo stesso Achille Occhetto è ancora in vita. Cioè, secondo me, non credo che siano molto d'accordo sull'appoggiare un banchiere, uno che fa gli interessi delle banche, come Mario Draghi. Invece questa sinistra, che ormai è una sinistra che fa parte del sistema, che anzi è il sistema, appunto, riesce ad appoggiare uno come Mario Draghi. Però vedete, ripeto, solo il fatto di avere l'idea che possa essere un candidato Silvio Berlusconi è veramente incredibile. E questo non riguarda solamente il Partito Democratico, ma anche il Movimento 5 Stelle, forse ancora di più, perché vi ricordate qual era la posizione del Movimento 5 Stelle 10 anni fa nei confronti di Silvio Berlusconi. E questo perché? Per una ragione molto semplice. Perché Silvio Berlusconi si è venduto alla sinistra, si è venduto nel senso che ha accettato il ricatto da parte della sinistra di mettere in sicurezza in Olanda le proprie aziende, di non ostacolare i progetti della sinistra in Italia, tanto che Forza Italia ormai è diventato così un alleato del Partito Democratico, perché ormai basta andare a vedere tutte le cose che si sono approvate in Parlamento, Partito Democratico e Forza Italia si sono trovate molto molto spesso dalla stessa parte. E quindi veramente è incredibile rispetto a 10 anni fa vedere il capovolgimento delle alleanze, il capovolgimento delle posizioni, tanto che ora io non credo che poi alla fine verrà eletto Silvio Berlusconi, ma ripeto, il solo fatto che si possa pensare che la sinistra non abbia una reazione anche forte alla solo idea di poter proporre Silvio Berlusconi la dice lunga. Ma voglio chiudere ancora con Matteo Salvini. Vedete, la sua posizione
è veramente quella che ci fa riflettere, no? E ci fa anche pensare che non è possibile che lui non sia in questo momento sotto un forte ricatto, altrimenti non si spiegherebbe, no? Questo fatto di appoggiare Draghi, questo fatto di tessere le lodi del settennato di Mattarella e così via. È dovuto semplicemente, questa è una mia personale opinione, al fatto che Matteo Salvini è sotto ricatto. E qual è il ricatto secondo me? Ora vedete, prima della pandemia, nei cassetti della magistratura stava per essere presentato questo faldone che riguarda il Russiagate della Lega, no? Vi ricordate la storia di Savioni, ex grande collaboratore e amico di Matteo Salvini, questo accordo, non accordo, tentativo di trovare, di mettere giù una trattativa per quanto riguarda l'ENI, la vendita di petrolio e quant'altro. Sicuramente è difficile pensare che Matteo Salvini non ne sapesse nulla, perché non posso pensare che Savioni sia andato da solo in Russia, si sia incontrato in questo grande albergo con emissari di Putin e francamente non abbia praticamente non sapesse nulla, abbia lasciato che questa trattativa fosse svolta all'oscuro e che lui quindi non fosse al corrente. Questo è impensabile e quindi credo che sia proprio questo il ricatto che spinge Matteo Salvini ad appoggiare le posizioni di Draghi, le posizioni della sinistra, perché altrimenti lui sa perfettamente che verrebbe spazzato via dalla magistratura, che è una magistratura politicizzata, una magistratura che fa politica e quindi che potrebbe facilmente abbatterlo. E io credo che sia questa la motivazione per la quale lui tutto quello che propone la sinistra, o perlomeno le cose più importanti, lui non si oppone e anzi è dalla parte del Partito Democratico. Con questo io concludo, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.